vorrei presentarvi innanzitutto i nostri ospiti. Vi dirò giusto due parole per introdurvi al tema e alla mostra. Abbiamo la dottoressa Francesca Nanni, procuratore generale presso il Tribunale di Milano, la Corte d'Appello di Milano, mi perdoni. Ma è lo stesso. Bello proprio. Il nostro artista illustratore Andrea Spinelli. Siamo qui proprio per presentare la mostra su lo sguardo, questo sguardo sulla giustizia e sulle aule di giustizia che ci hai fornito, che ci hai raccontato in questi ormai quasi due anni di attività. Andrea è un artista, un illustratore, ha iniziato la sua carriera illustrando ai concerti, ha vinto diversi premi come un artista emergente, nel corso degli anni è stato pubblicato su diverse riviste nazionali, internazionali e ha ormai avuto un certo riconoscimento non solo di pubblico ma soprattutto anche di critica. Nell'estate del 2022 circa inizia a questa sua nuova attività, quindi diventi un illustratore giudiziario. E perché abbiamo voluto fortemente inserire questa mostra all'interno del nostro percorso del Festival della Giustizia Penale? Perché appunto è uno sguardo davvero diverso a quello che succede nelle aule giudiziarie, che una fotografia o un video non possono restituire nello stesso modo. I colori, la scelta di se e come disegnare un certo particolare, gli occhi piuttosto che lo sguardo. Da quelle tavole, da quelle illustrazioni, di volta in volta traspare la disperazione dell'imputato o la tensione del giudice popolare, magari non avvezzo a certe situazioni, lo sgomento del pubblico o dei testimoni. Sono illustrazioni molto, molto potenti, molto espressive, si è parlato appunto di un nuovo espressionismo. Quindi siamo davvero contenti e onorati di poter farvi vedere queste opere e di avere qui l'autore. Alla fine ovviamente se avrete domande o curiosità non potrà sottrarsi al fuoco. Io non sprecherei ulteriore tempo, lascerò la parola a condurre l'intervista alla giornalista di Sky, Diletta Giuffrida, che ovviamente sarà molto meglio in grado di porre le domande giuste al nostro artista. La presentazione era ottima. Grazie. Va bene, vi ringrazio. Buonasera a tutti, grazie per mi chiamo Diletta Giuffrida, lavoro a Sky TG24 e mi occupo di cronaca giudiziaria e di politica della giustizia. Due parole per ringraziare il Festival della Giustizia Penale, il terzo anno che io lo seguo e dal quale prendo sempre tanti spunti di riflessione nell'esercizio della mia professione e anche spunti di lavoro. Il professor Luperia, che è compagno, che ha organizzato tutto questo, ovviamente il comitato organizzatore è Martina Cagossi. Allora, buonasera, cominciamo con la nostra chiacchierata. Ho un ruolo un po' difficile, nel senso che cerchiamo di mettere insieme oggi l'arte e la giustizia, l'illustrazione per immagini della giustizia e cosa accade dentro le aule di giustizia. Io forse mi sento un po' un trend union tra queste due realtà, la cronaca giudiziaria. Lavoro in televisione, utilizzo l'immagine per raccontare quello che succede in un'aula di giustizia. Cercherei oggi di allontanarci un po' dall'immagine che purtroppo è inevitabile, quello del processo mediatico, che è una struttura che esiste, di cui siamo consapevoli, su cui dobbiamo fare delle riflessioni ovviamente. Però c'è anche tanto che ci rappresenta nelle aule di giustizia. Quello che succede, questa è una mia personalissima opinione, quello che succede nelle aule di giustizia delle volte ci mette davanti a una fotografia di quello che siamo o di quello che stiamo diventando, di quello che rischiamo di diventare. Il racconto dell'aula di giustizia io credo che ha un valore anche a livello sociale molto importante, in tutti i sensi, indipendentemente da quello che poi è lo svolgimento del processo penale strettamente giuridico. Ecco.
Procuratore, lei ha un legame con la cronaca giudiziaria, un legame affettivo forse, è una piccola curiosità che mi ha rivelato qualche tempo fa. Le chiedo, la prima volta, visto che lei si trova anche a gestire tante cose in palazzo di giustizia, tra cui anche le autorizzazioni, gli accessi e tutto il resto, la prima volta che le è stato proposto di consentire l'accesso in un'aula di tribunale a un illustratore giudiziario, cosa ha pensato? Qual è stata la sua prima riflessione? Ma io ho il compito di controllare gli accessi e quindi la mia prima preoccupazione è: questa è una categoria strana e quindi dobbiamo sottoporlo ai controlli di polizia. Come vedete, un ragionamento estremamente pratico. Approfitto, perché lei ha detto una cosa che mi ha fatto venire in mente un argomento a cui io tengo particolarmente. Allora, quello che avviene nelle aule di giustizia è pubblico e deve essere pubblico. Ben vengano strumenti corretti e anche belli, li ho visti adesso, sono belli i suoi disegni, che possono contribuire ad avvicinare il pubblico a quello che avviene nelle aule di tribunale. Tutto è fatto in nome del popolo italiano. Che cosa significa? Significa che è assolutamente trasparente. Tutto deve essere trasparente. Ci sono semplicemente delle fasi, soprattutto quella delle indagini, ovviamente, che deve rimanere assolutamente riservata. Non stiamo a approfondire i motivi intuitivi, quella è una fase segreta, ok? Tutto il resto è e deve essere pubblico. E la gente purtroppo si è allontanata e si sta allontanando dalle aule di giustizia, non è tanto interessata all'esito del processo, ancora meno all'esito del processo di secondo grado, alla sentenza definitiva. Mi consenta, perché non certo una cronista precisa come lei e corretta come lei, ma in genere i suoi colleghi sono molto molto interessati invece alla fase delle indagini, ad avere delle notizie che non dovrebbero trapelare. Sulla base di quelli vengono fatti i cosiddetti processi mediatici, che non significano il modo e i processi che vengono portati a conoscenza del pubblico, è un'altra storia. Il processo mediatico è quello che avviene nelle trasmissioni televisive, nei servizi, nelle cose, e che mima in qualche modo, ma non potrà mai essere lo stesso, perché la nostra procedura è molto complicata. Io personalmente ritengo che sia una fortuna che sia così complicata, perché così possono venire valutate, analizzate e diffuse più tesi, e che quindi si pensa, e anzi normalmente così, la decisione poi è una decisione più solida, più ragionata, ok? I processi mediatici sono un'altra cosa, e sono una cosa che fa molto male alla giustizia. E su questo mi trovo d'accordo, procuratore. Infatti il valore del racconto all'interno di un'aula di giustizia serve anche, a mio avviso, a far capire che la giustizia è una cosa che riguarda tutti, non solo alcuni. Si tende un po' a sentirsi quasi immuni, no? Perché io sono una brava persona, quindi la giustizia riguarda altri. Allora, forse anche l'illustrazione giudiziaria ci aiuta a far capire che la giustizia riguarda tutti, che è una questione che ci tocca tutti molto da vicino. Andrea, come ti è venuta questa illuminazione? E soprattutto come è andata poi, cioè, qual è stato il momento in cui ti è stato detto sì, via libera, procedi? Allora, tutto è nato in un modo assolutamente spontaneo e non previsto. Due estati fa mi trovavo a guardare un documentario su un caso giudiziario che è accaduto nelle zone dove abito, quello delle bestie di Satana. Insomma, guardando quel documentario vedevo le immagini dell'aula, no?
forse collegando anche al fatto che dipingendo dal vivo in tutt'altro contesto, perché vengo da quello dei concerti, della musica, quindi insomma vibrazioni molto differenti, e, allora ho qualcosa dentro di me è scattato e ho pensato, ma se io provassi a portare questa cosa che faccio in quel tipo di ambiente, in un ambiente completamente nuovo, quindi anche una sfida nuova per me, cosa accadrebbe? Cioè, proprio un approccio sperimentale, diciamo, no? E questo lo dico perché poi in realtà è stato frequentando le aule di giustizia che ho capito che ruolo poteva avere quello che facevo veramente, cioè essere anche al servizio dell'informazione, come è capitato anche in alcuni processi appunto molto mediatici, dove però non erano ammesse le telecamere. Quello che faccio è stato uno strumento utile e di questo sono veramente contentissimo anche perché appunto fonde dei linguaggi molto diversi, che possono sembrare molto diversi, quello del giornalismo, della giustizia e dell'arte, che mi fa ancora strano insomma inserire in un contesto come quello della giustizia, che invece ha delle regole molto ben precise, giusto che sia così ovviamente. E, mi sono perso la domanda, così. Come è iniziato tutto questo? Ah, come è iniziato? Sono molto curioso di sapere un po' come ti sei mosso, come sei riuscito. Esatto, e quindi insomma, guardando quelle immagini, ho chiesto a un mio amico giornalista se ci fossero dei precedenti, no, di questo tipo di arte, e lui sorridendo mi rispose: no, secondo me, se tu vai in un'aula di giustizia e fai questa cosa, potresti essere il primo in Italia. Quindi, spinto anche da questa curiosità, ho scritto al presidente del Tribunale di Milano, il dottor Fabio Roia, ovviamente, come dire, con tanta voglia di immaginare che si potesse fare, ma anche con un certo realismo, e insomma mettevo le mani avanti io stesso, dicevo, caspita, un progetto artistico all'interno di una macchina così grande, così importante, non lo so. E invece ho ottenuto una risposta molto, come dire, molto sposava il progetto, e quindi da lì poi ho chiesto un incontro e da lì a poco ero già nell'aula di assise per assistere al primo processo. Le do un consiglio legale. Piccolo consiglio legale: acquisisca sempre e comunque anche il consenso del presidente del collegio. E non soltanto, cioè chieda molto rispettosamente, mandi una missiva prima, quello che cosa, ma avverta sempre il presidente del collegio, perché secondo me la norma che regola le foto e video, ed è quella secondo la quale il presidente del collegio, cioè il giudice che sta in udienza, il presidente, quello che sta in mezzo, insomma, è quello che autorizza le riprese e i video, potrebbe essere estesa anche ad una, perché è comunque una rappresentazione, è una rappresentazione con una carica, diciamo, personale, perché lei raffigura quello che lei vede secondo il suo gusto, secondo la sua sensibilità, però è una rappresentazione, così come la fotografia o il video. Le sue opere le definirei drammatiche, ma giustamente drammatiche, perché il processo è così, è così, ed è una prova dura. No, non parlo insomma dei processi, diciamo, di minore entità, non so, le guide in stato d'ebbrezza, oppure insomma quelle sono, magari sono fastidiose, ma non drammatiche. Tutto quello che invece è, lei ha parlato della corte d'assise, tutto quello che si fa in corte d'assise con la presenza di una giuria popolare è fortemente drammatico. Io a volte vado ancora in udienza perché non voglio perdere il contatto, e ho sempre questa sensazione: il pubblico ministero poi deve stare attentissimo a quello che accade, che il processo è, come posso dire, come una scena aperta in cui il nostro processo italiano in questa fase storica
è proprio, si forma nel contraddittorio, quindi accusa e difesa propongono i testi, ascoltano i testi, esaminano, contraesaminano, quindi devi continuamente portare i tuoi argomenti, ma stare anche molto attenti agli argomenti della controparte, perché hai delle possibilità, anzi a volte delle necessità di ribattere. Ebbene, io dopo le udienze in corte d'assise, quando facevo antimafia, l'ho fatta per anni, udienze con processi di criminalità organizzata, eccetera, finivo l'udienza e avevo sempre la solita sensazione, come se un tir mi fosse passata addosso, no? Spossata, vi assicuro, spossata, perché tale era la tensione per stare attenta a tutto, anche alle minime sfumature. Ho qui davanti un avvocato, è la stessa cosa anche per gli avvocati, dobbiamo stare attenti anche al modo in cui i giudici stanno acquisendo, stanno ascoltando, stanno interpretando quella prova per poter fare il nostro lavoro, cioè portare avanti le nostre tesi, ribattere là dove è possibile. Torniamo alle sue opere, sono giustamente drammatiche, rendono proprio questa tensione e rendono anche la difficoltà, nella vulgata comune, un po' intossicati da un po' troppi processi fuori dai tribunali, ci perdiamo questa dimensione, la difficoltà di arrivare ad un verdetto, ad una decisione. Il lavoro degli operatori, giudice, pubblico ministero, difensori, è un lavoro difficile perché si ha a che fare con la vita delle persone, si ha a che fare con degli interessi, quindi è drammatico ed è giusto che le sue opere lo siano, perché si vede che lei ha perfettamente inteso quello che è lo spirito dei processi. Ho visto che seguiva processi, femminicidi, omicidi, corte d'assise, quindi questioni veramente importanti. Allo stesso modo, ma diversamente, è difficile anche molto il nostro di lavoro, perché in qualche modo anche noi abbiamo in mano la vita delle persone in modo diverso, ma insomma maneggiamo delle questioni molto complicate. Anche noi nel nostro piccolo, nel nostro grande, abbiamo un ruolo, che è quello appunto sì della stampa. Devo dire che io per prima, lavorando con le immagini in televisione, ho beneficiato spesso delle immagini di Andrea, perché sono riusciti a darmi una visione mediata di quello che io volevo raccontare, sicuramente soggettiva. Quella drammaticità che lui esprime col disegno, in qualche modo cerchiamo di renderla, nobilitando ovviamente, parlando del buon giornalismo anche noi. Quello che ci aiuta a fare Andrea con i suoi disegni spesso è dare una narrazione con l'immagine più morbida dell'imputato, della vittima, a volte aiutandoci anche a cancellare alcuni elementi che vanno ovviamente contro la dignità delle persone e che noi non possiamo riprendere, le manette, le sbarre e tutto questo. Beh, il disegno in questo ci aiuta nel narrare senza essere forse troppo invadenti o invasivi, e quindi io per prima ho beneficiato dei disegni di Andrea. Visto che c'è tanto di te, della tua emotività, della tua empatia nei tuoi disegni, ti chiedo, avendo seguito dei processi in corte d'assise veramente impegnativi umanamente, che tipo di difficoltà, mentre muovi quella mano e ascolti il dolore di una persona che ha subito, o di un parente, di una persona che ha provocato del dolore, che difficoltà hai, come riesci a gestire anche questo aspetto mentre lavori? Beh, l'aspetto più difficile è appunto gestire quel tir che ti travolge e che anch'io, pur non avendo un ruolo attivo nel processo, ma di semplice osservatore, comunque avverto. Non immagino chi appunto debba prendere delle decisioni, avere delle responsabilità così grandi, che io in un certo senso empatizzo vedendo anche magari delle microespressioni, insomma, e che riporto appunto su carta.
E intanto la ringrazio veramente, procuratore, per quello che ha detto sulla drammaticità. Per me è un può sembrare un controsenso, ma in realtà è un complimento bellissimo, perché si lega anche appunto alla risposta che voleva essere. Grazie. Grazie mille. E, sì, drammaticità assolutamente è una delle difficoltà che incontri quando tu entri in aula in un posto che ha appunto un suo, come dire, i suoi riti e anche le sue distanze che vengono messe per salvaguardare anche la salute mentale di chi ci lavora, ma che nel mio caso io cerco di esplorare, forse di spingere un po' più là con i limiti. Perché? Perché è importante, perché è di per sé, per la sua natura, una cosa empatica l'arte. E quindi sì, può essere un rischio portarla in un luogo del genere, però è un rischio che ripaga tantissimo. Personalmente mi ha ripagato dandomi l'opportunità di ascoltare tante storie che avrei magari, come dire, codificato attraverso, non so, degli articoli o dei servizi televisivi, nulla di male, anzi è l'informazione, però il valore aggiunto era poter essere lì, in un certo senso aperto a quello che succedeva, sempre con una distanza sana ovviamente, però ecco, la mia empatia in quel caso secondo me è un valore aggiunto in quello che faccio. E poi questa difficoltà, questo tir, lo tengo a debita distanza grazie anche al fatto che sono concentrato nel lavorare, nel fare qualcosa che mi permette di ascoltare allo stesso tempo, ma appunto di concentrarmi sul risultato di quello che sto facendo. Quindi questo mi aiuta sicuramente a gestirlo. Prego. Ho detto drammatico, è anche un'esperienza molto umana, voglio dire, non vorrei dare solo un'impressione così forte e anche per certi versi negativa, e la passione che lei trasmette anche semplicemente parlandone ne è una conseguenza. Un'altra considerazione che mi viene da fare: nei processi di sangue i più importanti, voi sapete che è prevista, e solo nei processi di sangue è prevista la giuria, no? Ce l'abbiamo solo negli omicidi, nei femminicidi, processi veramente forti. I giudici popolari, a volte mi è capitato, no, di sentire colleghi che, processo concluso, parlavano di come i giudici popolari avevano reagito. Quasi tutti sono entusiasti, mentre nel primissimo momento tu ti inserisci, chiami in base delle liste, no? Chiami le persone reagiscono, insomma, scocciate, perché hanno i loro interessi, hanno problemi lavorativi, quindi ad esempio per comporre una giuria popolare ci si mette un po' di tempo, perché normalmente tutti arrivano con certificati medici loro, dei familiari, io non posso farlo, io devo accudire questa persona, io non sto bene, io ho tanto lavoro, e non si insiste più di tanto nella scelta dei giudici, proprio perché se una persona mostra una tale difficoltà a venire a fare il giudice popolare, non è il caso di insistere più di tanto, anche se è una funzione pubblica, dice la legge, doverosa. Alla fine del processo sono quasi tutti entusiasti di quella esperienza, proprio perché le persone, e torno al concetto di prima, no? La trasparenza, la necessità che quel in nome del popolo italiano significhi apertura del processo, delle aule del tribunale alla gente, quando si rendono conto sotto la guida lì, è molto importante anche la guida dei due giudici togati, ci sono colleghi di grande esperienza che lo sanno fare e lo fanno anche molto bene, che devono spiegare i meccanismi complicati del processo alle persone che non l'hanno mai visto dall'interno. Però ripeto, quasi tutti escono con un senso di soddisfazione e orgoglio. Addirittura l'altro giorno leggevo un esposto di una piccola cosa che mi è capitata, di una persona che nel suo curriculum, per dimostrare
mi scriveva, e per dimostrare insomma il suo valore, oltre a dirmi io sono, ho fatto questi studi eccetera, a un certo punto mi ha colpito, perché dice anni fa, 15 anni fa non mi ricordo, ho avuto anche la possibilità di fare giudice popolare nel processo eccetera, per esperienza che per me è stata fonte di grande soddisfazione. E ancora a distanza di anni questa persona, se la ricordava, scriveva in quel modo e la riportava nel suo curriculum, ecco. Quindi drammatica sì, ma anche un'esperienza umana. E questo forse, procuratore, è anche la ragione per cui ultimamente a Milano, per esempio, in processi di particolare interesse pubblico assistiamo alla partecipazione di scolaresche, università, ci sono alcuni processi che sono particolarmente affollati, ci sono storie che diventano storie di tutti, storie che forse ci portano tutti a immedesimarci in quella vicenda, a farci sentire tutti un po' i protagonisti di quelle storie, e forse questa è la ragione per cui alcune storie si seguono di più, se ne parla di più, perché si innesca questo meccanismo di empatizzazione con poteva succedere anche a me, non sono così lontano da quel mondo, poteva succedere a me, a mia figlia. E questo ci porta, secondo me, nel bene della comunicazione, a farci delle domande come società, a guardarci un po' allo specchio e a guardare forse con meno distanza alcuni fatti, perché sembrano sempre che accadano agli altri, ma nella realtà alcune cose sono potenzialmente molto più vicine di quanto uno possa immaginare lo siano. Procuratore, le chiedo, che cosa è per lei interesse pubblico oggi? Oh, signore, domandina. Sì. Nel senso, che cosa può interessare il pubblico? Sì, anche. Nel mio lavoro l'ho detto. O il popolo, come diceva lei, nome del popolo italiano. Sì, ci sta scritto così. Attenzione, non c'è scritto per conto del popolo italiano. E neanche secondo. Ma in nome del popolo italiano. E questa è una cosa, è una differenza fondamentale. Molto importante, perché i magistrati, tutti i giudici, pubblici ministeri, devono sapere di doversi guadagnare non il consenso del popolo, ok? Perché altrimenti sarebbe, voi capite, una giustizia bislacca, una giustizia fatta per venire incontro a un sentire popolare che avrebbe in molti casi delle conseguenze, e delle conseguenze veramente brutte. Non il consenso, ma la fiducia nel lavoro che stiamo svolgendo, che, come dicevo prima, è un lavoro difficile, impegnativo, spesso drammatico, perché coinvolge le vite, il lavoro, i destini delle persone. Per questo è un lavoro particolarmente difficile, per questo merita rispetto. E i magistrati devono lavorare e pensare di lavorare per guadagnarsi la fiducia. In nome del popolo italiano significa quello, no? Ovviamente il popolo italiano deve sapere tutto quello che succede. Io a volte mi arrabbio, come lei sa, quando i giornalisti non vengono alle sentenze definitive, no? Le sentenze definitive di secondo grado, diciamo quasi definitive, non interessano, perché quello che fa vendere il giornale o che fa andare sul sito del quotidiano è la notizia, l'arresto, lo scoop, quello che i giornalisti chiamano il buco a danno di altri giornalisti, cioè la notizia che ho io e non hai tu. Quasi nessuno è interessato a sapere come va a finire. E invece il come va a finire è importante, intanto perché bisogna sapere che comunque, anche se in ritardo, e vi assicuro stiamo cercando di fare i magistrati per proprio conto, ci aspettiamo anche un aiuto concreto da chi ci dà risorse e strutture, stiamo cercando di accelerare i tempi della giustizia, una
giustizia troppo lunga non è giustizia. Una sentenza penale che arriva a 10 anni di distanza dal fatto non è giustizia, ok? Stiamo cercando di accelerare, ma arriva, e in molti casi ci riusciamo. Non c'è l'interesse pubblico a come va a finire questa vicenda. La gente quasi pensa che non si concluda nulla, non è vero, vi assicuro. C'è una fase, c'è una sentenza definitiva, c'è anche una fase molto interessante che viene dopo la sentenza definitiva, che riguarda l'esecuzione della pena. È una fase tecnica, delicata, importante. Se non viene fatta bene questa esecuzione della pena, la pena rimane inefficace ed è un disastro, perché pensate un po' quanti soldi abbiamo speso per fare le indagini, per fare il giudizio di primo, di secondo grado, la Cassazione, arriviamo alla sentenza definitiva e non c'è qualcuno, il lavoro viene fatto essenzialmente nelle procure di primo e secondo grado, qualcuno che tira le somme, fa il calcolo di tutte le cose anche complicate che devono essere calcolate e poi dice e mette in esecuzione una sentenza. Interesse pubblico mi piacerebbe che ci fosse anche verso questi aspetti. Noi cerchiamo di fare il massimo per quello che possiamo, no? Lo facciamo. No, non voglio fare assolutamente una difesa corporativa, perché conosco bene i nostri scheletri nell'armadio, quindi. Andrea, sono 156 illustrazioni per 11 processi fino a questo momento, nell'arco di circa 2 anni. C'è un processo che porti più nel cuore, dove hai fatto più fatica o dove hai fatto meno fatica, che ti ha coinvolto di più? Devo dire, sembra banale ma veramente tutti. Gli ultimi che sto seguendo, e mi viene a dire che stiamo seguendo perché spesso sei in aula anche tu, ad esempio il processo a carico di Alessandro Impagnatiello per il debito di Giulia Tramontano, oppure la sentenza recentissima ad Alessia Pifferi, sono storie che già di per sé hanno un certo impatto, una certa importanza. Vedere svolgere tutto il percorso giudiziario è qualcosa di incredibile. E le storie che più a cui tengo di più, forse, ecco, questa è una distinzione che posso fare, sono quelle che mi hanno insegnato di più. Che cosa però? Perché tante persone mi chiedono, ma tu poi quando torni a casa, cioè tu assisti a delle cose molto gravi, molto gravose, quando torni a casa ti porti a casa tutto questo? Io rispondo, ma dipende, però la verità è che tante volte sì, ma è un bene che io me lo porti a casa, perché mi porto a casa qualcosa di sicuramente drammatico, sicuramente anche doloroso, anche se non l'ho vissuto in prima persona, ma è qualcosa che, su cui rifletto, qualcosa che sviscero, qualcosa che mi ha insegnato anche a fare quella cosa che secondo me viene un po' accantonata rispetto a tutto questo mondo, che è la prevenzione, cioè capire come nella mia realtà personale quello che ho vissuto lì, che ho visto svolgersi lì e il racconto che ha portato a essere lì in quell'aula lo posso in qualche modo applicare, cioè posso prevenirlo in qualche senso. Ecco, secondo me questo è il regalo più bello che io trago da tutta questa esperienza. E a me piace pensare che questo sia un po' alla fine il nostro scopo quando lavoriamo. Faccio una confessione, tantissimi anni, attenzione, ho qui il mio difensore vicino, tanti anni fa, ma non vi dico quanto ovviamente, perché così non fate calcoli sulla mia età anagrafica, io sono entrata a 8 anni, enfant prodige, scherzo ovviamente, comunque ho iniziato, io facevo l'avvocato civilista, difatti, tra l'altro uno studio pazzesco, facevamo arbitrati, societario, fallimentare, studio Bonelli, tanto per intenderci, e vado, decido di fare il magistrato, ho affidamenti brutti in civile, capito in procura, mi innamoro della procura e ci rimango. I primi mesi in procura io andavo a casa, non me ne vergogno, in quel periodo le prime cose che ho fatto erano degli omicidi
omicidi colposi per infortuni sul lavoro gravissimi all'interno degli antiforni dell'Italsider a Genova. Io andavo a casa e avevo bisogno di un'ora di cartoni animati tutte le sere. Giuro, è verità, non avevo proprio bisogno, la mia mente aveva bisogno di riequilibrarsi attraverso un'ora di cartoni animati tutte le sere. Poi ha prevalso forse l'aspetto lavorativo, nel senso che non avendo più bisogno dei cartoni animati, forse la mia mente si è concentrata su questioni. Ci ho fatto l'abitudine, mi sono assuefatta? No, assuefatta no, perché la passione per il mio lavoro mi dura ancora. Ho svolto diversi ruoli sempre nell'ambito delle procure, incredibilmente mi è piaciuto molto fare il sostituto procuratore, mi è piaciuto molto fare il procuratore capo, mi piace molto ancora fare anche il procuratore generale, quindi proprio è una cosa particolare. Grazie molto. Prima di lasciare un po' di spazio per le domande, se mi permette il procuratore, non posso non fargli una domanda, perché oggi l'ho vista incontrare Beniamino Zunkeddu. È stato un momento emozionante. Beniamino Zunkeddu, lo sapete tutti, è stato assolto dopo 33 anni di carcere, un processo di revisione che il procuratore ha chiesto insieme con l'avvocato e si è conclusa appunto con un'assoluzione. Oggi vi siete incontrati per la prima volta, che cosa ha provato? Lo conosceva attraverso le carte fino a... Io non avevo bisogno di incontrarlo, perché ho studiato moltissimo quel caso. Non ho chiesto ho chiesto la revisione, ma prima di chiedere la revisione ho aiutato il difensore a raccogliere delle prove che lui non poteva raccogliere, perché le intercettazioni telefoniche nel nostro paese le fa soltanto la procura. E ricordo, dopo un po' che avevo studiato quelle carte, dopo qualche mese gli ho detto: avvocato, lei mi ha convinto, io sono convinta dell'innocenza di questo signore, però secondo me la revisione, con le prove che lei ha raccolto, molto bravo l'avvocato Trocco, quindi aveva fatto tutto quello che era nelle sue possibilità, con queste prove lei non ottiene la revisione. La revisione dei processi è una cosa molto difficile da ottenere, ma permettetemi, è giusto che sia così, perché ci mettiamo già tanto tempo, tante energie, come vi ho detto, tante difficoltà a ottenere una sentenza definitiva. Rifare i processi deve essere una cosa eccezionale, cioè l'ottica deve essere: facciamo tutto il possibile prima e poi in casi solo eccezionali, altrimenti istituiremmo il quarto grado di giudizio, e visto la lunghezza dei nostri procedimenti non ne abbiamo proprio bisogno. Quindi diciamo, sono molto orgogliosa, no, di questo, perché sono quei casi eccezionali appunto in cui il pubblico ministero, rendendosi conto nel nostro paese è possibile, noi possiamo, se ci convinciamo, anche raccogliere delle prove a favore dell'imputato. Se non fosse così o non mi fosse consentito, credetemi, io me ne andrei in un giorno dalla procura. È stato lungo ed è stato difficile. Quando me l'ha comunicato l'avvocato Trocco qualche tempo fa, sinceramente ci siamo commossi. Poi qualcuno ha un po' ironizzato fra i miei colleghi su questa commozione, ma la commozione derivava dalla coscienza che avevamo, dalla consapevolezza, sia io e l'avvocato, della difficoltà che c'era stata e dei molti momenti in cui, durante il dibattimento, e anche questa è una regola processuale, i processi si fanno perché le cose non sono chiare. Se fossero tutte chiare, i processi non si farebbero. Se fossero tutte facili e chiare, non si farebbero i processi. Ebbene, in molti momenti ci siamo un po' sentiti scoraggiati, e quindi
ci siamo anche un po' preoccupati. A me fa molto piacere che questa vicenda si sia conclusa in questo modo. Personalmente, essendomi convinta dell'innocenza, se non fosse andata così ci sarei rimasta molto male. Grazie. Non so se c'è qualche curiosità, qualche domanda anche... No, ho l'invito a venire anche a Roma. No, assolutamente. Volentieri, volentieri, soprattutto per la pizza che adoro. Una domanda, se non ce ne posso... Non ho una gran voce, c'è anche mal di gola. Buonasera a tutti. Buonasera. Dicevate prima giustamente il processo ha una sua drammaticità, che per chi studia il processo penale non è una novità, però rispetto ai disegni, io secondo me, non so, un'idea che mi sono fatto, lì c'è una sorta di interpretazione che nelle immagini è molto minore. È vero che le immagini, sappiamo, dipende cosa riprendi, cosa mandi, eccetera, tutto quanto. Però quella tradizione, che poi quella statunitense, no, dove si fanno, e qualcuno si chiede, ma perché nel 2020 si continuano a fare questi disegni, quando poi siamo nel paese dove, diciamo, i media sono più avanzati e quant'altro. Però io penso che sia proprio per cercare di offrire un processo, diciamo, mediato, piuttosto che un processo mediatico con le sue distorsioni, no? Ricordate tutti O.J. Simpson, l'inseguimento, no? Diciamo, non era il processo, era l'arresto, no? che per ore, credo, ha calamitato milioni di americani. Ma certo, quello non racconta niente, no? È una dilatazione di un pezzo di una serie televisiva che poteva durare, sarebbe durata 7-8 minuti, no? Arrestiamo il colpevole. Invece in questo caso, adesso ho dato un'occhiata, non ti conoscevo sinceramente, però in ogni immagine viene fuori la drammaticità, perché il processo, non l'hanno detto in tanti, è una rappresentazione, ma non è certo una rappresentazione comica, è una rappresentazione drammatica. Quindi volevo complimentarmi con lei, con la procuratrice, avevo già parlato prima quando eravamo dall'altra parte, quindi non aggiungo altro. Grazie mille. Allora, grazie a tutti per essere stati qui e grazie soprattutto ovviamente ai nostri due interlocutori, grazie a te. Il procuratore Andrea.